presente tutti quegli allenatori che per anni per allenare le proprie squadre usavano degli schemi, ovvero facevano tante esercitazioni in allenamento basandosi sugli schemi, quindi un giocatore che la passa un altro, il movimento di un terzo giocatore, così il passaggio. Ecco, fino a poco tempo fa anche io pensavo che questa fosse la soluzione migliore, perché comunque allenare degli schemi fissi permette ai giocatori di avere dei messaggi semplici da capire. Però da poco tempo penso che invece non sia vero affatto questo. Credo sia meglio impartire ai giocatori dei principi da seguire, ovvero delle linee guida generali che loro in ogni momento possono prendere e modificarle in base alla situazione di gioco. Ad esempio, se io do come principio ai giocatori quello del dai e vai, oppure quello di giocare palla bassa, è un principio che loro faranno loro in tutte le situazioni di gioco e lo potranno modellare in base ai casi, a differenza degli schemi che se viene a mancare un piccolo pezzo e cade tutto lo schema. Ecco, questo è il mio pensiero. Adesso la palla passa a voi.